Ciao a tutti amici di YouTube. Ciao ciao. Qui Gabriel Inc. e God Dog che vi parlano per questo ennesimo tentativo di finire questa merda di gioco, ovvero Slender. Che a me non spaventa, però. Spaventa pochi, però tutti si cagano addosso lo stesso. Non si sa bene per quale motivo. Comunque, Parsec Productions, ormai sappiamo tutto a memoria. Facile, non tanto difficile il gioco. Elementare, scolastico. Elementare, scolastico, facile. Però grazie DJ, ti loviamo. Madonna mia, davvero. Slender. 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 Ok, va bene. Colleziona 8 okay. pagine. Naturalmente ricordo che non si sa di cosa. Acchiappali tutti. Di un disegno. Acchiappale tutti. Disegno. Acchiappale tutti. Gotta Catch 'Em All. Pokémon. Gotta Catch 'Em All them boobs. Yeah, I like boobs. I like boobs. Ok, allora, notiamo subito il primo punto di interesse, ovvero la merda. E c'è subito una pagina. Una pagina. La merda a forma di albero. C'è subito una pagina. Aspetta un attimo che abbasso il volume. Can't run. Ok. Ok, non può correre. E quindi io mi chiedo. No, scusate. Oh, se non può correre, perché si può teletrasportare? Vabbè. Non si sa. Però questo non è un problema nostro, immagino. Punto, non corre perché si teletrasporta. Mica scemo lui. In effetti è vero, ha senso. Va bene, ok. Quindi, tentando di non fare... Tentando di non fare eccessive cazzate, andiamo a cercare la seconda pagina, che dovrebbe essere da queste parti. Non nascondo che preferirei non trovarla qua, perché voglio andarla a prendere subito nella casa. Vuoi subito prenderla dove? Sapessi. Nella casa. Sapessi, God Dog. Puttana Eva invece c'è. Nella casa vogliamo tutti un po' prenderlo. La casa. La verità è che tutti vogliamo un po' prenderlo. Che cazzo? Io, ma dove cazzo è? Non lo so, ma non importa. Diciamo che il concetto è chiaro. C'è da qualche parte. E quindi adesso entro nella casa e muoio. E muoro. Tu vuoi che muoro? Sei arrogante, mi interrompi? Beh, gli assomiglia un po' a Blender. A Bastianic. Un pochino. Beh, la crap, la bellata ce l'ha, A Bastianic, sì, sì. Stronzo uguale. Stronzo uguale. Simpatico uguale. Allora. Ok. Spero non si senta quest'ultimo commento. Mi sa che si è sentito lo stesso. Riporta. Che cazzo? No, niente. Hello, Slendy. Where are you? I don't like. Non mi gusta. Che cazzo? Cos'è? Ah, ecco. Eccolo lì. Guarda ah, ecco. Cos'è? Mi chiedevo io. Certo che c'è un bel vestito, è elegante. Ha un bel vestito, in effetti. Diciamo sì, cravatta. Qualcosa mi dice che non riuscirò a finirlo neanche stavolta il gioco. La pagina è qua? Così, eh. È una pagina qui in mezzo a sti... Non so, non mi ricordo mai dove sono. A sti cazzo di silos. E là? Il nostro amico. Cioè, poveretto, lui gira... Ah, poi anche... Non la sapevo questa. God Dog. Ci ho giocato troppe poche volte. Non la sapevo, sta zoom. Star Wars zoom. Non mi gusta... Proprio una sega, dire la verità. Quindi siamo qui in... Ma sì, dai. Non credo sia troppo politicamente scorretto dire che queste cose assomigliano a un campo rom. L'ha detto lui, dai, cioè, l'ha detto lui. Alla fine è una... Non è che... Senza offesa, dai, diciamo così. Vabbè, comunque. Siamo oltre, va, che forse è meglio. Ah, oddio. I monoliti. E beh. Mi sa che... Ho come l'impressione che la mia avventura in Slenderman, vedo la pagina. Sì, eccolo stia là. Stia per concludersi. Vabbè, trovandola qui sono un altro...
Cos'è? Always watches no eyes. Ok. Vabbè. Adesso cambia la musica. La musica. Oddio, no. Salendo. La recinzia. La recinzia, zio. Minchia, sono finite le prede. Madonna. Cioè dire che forse a noi un po' gli infami, cioè i pezzi di merda nel gioco, non l'abbiamo mai pensato, scusa, cioè non l'avete mai pensato. Cioè, sto poveretto giro nel bosco, si sta facendo un giro. Slender intendo. Sì, sì. E tu gli rubi sti fogli, insomma ha preso anche lui magari, si sta incazzando pure questo, ci viene a dire, oh che cazzo, cerca di lasciatele lì, di fermarti. Sì, sì. E tu pure stronzo vuoi aver ragione, scappi, dici che lui è un mostro, un maniaco. Oppure, cazzo. Come un'altra teoria che girava su internet, sì, molto giusto. Plausibile. Slenderman può anche avere magari una figlia, giusto, che ha disegnato questi, ha disegnato così queste simpatiche figure, sì, e poi ha deciso di attaccare dagli alberi. È ovvio. E quindi tu vai in giro per il bosco a staccare dagli alberi i disegni della figlia di Slenderman, che quindi poveretta è triste, piange e chiede al papà come mai. Tu stai, come mai qualcuno stia staccando i fogli dagli alberi? Un boccia stronzo, perché sei un boccia, ricordiamo. Esatto. E allora il papà Slenderman si trova un po' in difficoltà, cioè non sa tanto che dire alla figlia. E insomma, lui ti sta venendo semplicemente dietro per chiederti i disegni della figlia, cioè non è che abbia niente contro di te. Eppure noi continuiamo a schifarlo, ad essere spaventati. E non pensiamo alla famiglia di merda di questo bambino che lo lascia girare alle tipo alle 3 di mattina in un bosco da solo. Dici, dove cazzo sono i genitori? Tra l'altro il cielo non è completamente nero, anche perché altrimenti non si vedrebbe. È la foresta. Cazzo, in effetti. Però, cioè, a parte. In effetti, cioè, c'è più luce in cielo che. Sì, davvero. Vabbè, in effetti. Beh sì. Ha senso che ci sia più luce in cielo che in terra. E siamo di nuovo qua. E siamo di nuovo. Si chiama, guarda, è arancione, sull'arancione. Ma perché magari è tramonto. Magari è solo il tramonto. Oh, madonna, è qui tutto scuro. Tu che ne sai? Ma sei tarattino qua. Ma si gira in tondo. Io voglio girare in tondo, no, problemi? No, no. Non ho capito. Giro tondo poi. Esatto, casca il mondo però no. Casca Slenderman e io non mi giro. Mica sono così. Casca Slenda. Slendaman. Tenda speciale. Cos'è là? Ah, wow, che pare, c'è di nuovo qua. No, allora arriva da terra. Camionetta. Vabbè. Ok, so che cosa sto per fare, so anche che non dovrei farlo. Tuttavia. Sta camminando, cazzo. Tuttavia non è che abbia tanta altra scelta. Capannetta lì. E mi sto spaventando anche perché già da un po' che non vedo più il nostro amico. Forse dobbiamo andare in quell'edificio là. Magro. Tutto in mattonella che non siamo entrati. Esatto. È proprio lì dove io non volevo andare. Tuttavia. Ciao Sboru! Tuttavia. Credo che non ci sia altro da fare. Purtroppo. E quindi. Laggiù? No, qui è dove c'è l'edificio. Ah, non è roba. Guarda lo schermo, non niente. E quindi abbiamo il nostro buon God Dog che scambia un puntino sullo schermo per Slenderman. Penso fosse la testa in lontananza. Invece no. Ok, ecco qua. Pronti la casa. Pronti a morire. Queste mattonelle non si mettono di solito sopra. E qua. Giro. Ti prego, ecco, sono in un momento di crisi profonda. God Dog al massimo. Prego, God. Ecco, ormai spoilerato il mio nome. Vabbè, dai, succede. Ti prego. Ma non può essere qua, dai, cazzo fa qua. Tu devi farti un po' più i cazzi tuoi, capito? Ma a me non fa paura, sto già quello che è. A me un po' sì adesso. Sta casa di merda un po' mi fa cagare addosso. Ma ti è già successo di... Cagarmi addosso? No. Ti è già successo di trovarlo, di trovarlo dentro la casa? No. Ma non vuol dire che non possa succedere. Minchia. L'arredamento mi piace. È molto minimale. Devo tornare indietro. Non si torna mai indietro in Slenderman. Basta correre. Corre. Basta correre, sì, sto grande. Che non puoi correre, però dico andare dritto secco. Non si torna mai indietro. Che palle, No, dai però. No, scusa, no, sto scherzando, non è che fosse. Cos'è? Ah, di nuovo sta casa. No. Minchia. Ma siccome si è perso lui, sta chiedendo informazioni. Slender intendo. In effetti.
Cioè non lo troviamo più. Il bello di sto gioco è trovare Slender e perdere. Cioè alla fine è quello. Le pagine frega. Fotte sega le pagine. Io voglio trovare Slender che mi prende, solo quello. Perché tu in realtà sei ricchione. Basta dire troppe cose di me. Oh scherzo, no, stronzi, non pensate male. Ma perché qualcosa contro i gay? Non ho capito. No, se stanno davanti. Scusa, non voglio offendere nessuno, sia chiaro. No, no, esatto, cioè. Cioè no, prezzo. Dico solo che apprezzo le belle fighe, con il culo, realtà, belle pop, e boh, ci noi in realtà siamo iscritti all'Arcigay tutti. Che cazzo? Ecco, vedi. A Slender non piace. A Slender non piace molto il fatto che noi siamo iscritti all'Arcigay. Dov'è? Ecco, sto subito, lo vedo. Infatti non dovresti vederlo. Quello, devi lasciarlo le spalle. Ma sei masochista. Cioè ti giri per vederlo. Eh sì, mi piace morire in questo gioco. Sto pensando se sia domato, non so perché. Non invece dirlo. Che masochista. Cioè puoi pensarlo, ok, ma non dirlo. God dog, god dog. Ah, god dog, aiutami un po' tu, va. Dammi la forza. Dammi la forza per andare avanti. Dammi la pazienza. Mi dai la forza, sto stando quando uccido. In effetti non potrebbe dargli un po' di sacco, intanto sto qua. Ma infatti dopo che riesce a finire Slenderman in questa modalità semplice, che evidentemente è tanto semplice per me non è, muori. No, si sbloccano altre modalità. È vero? Sì. Tipo una di giorno, una in cui ogni volta che lo vedi parte una canzoncina in cui dice give me $20. E poi una delle ultime modalità in cui hai un fucile a pompa e devi uccidere Slenderman. Ecco. Abbiamo preso al culo. Abbiamo preso al culo. Ma no, ti volevo chiedere, tu l'hai già finito? No, non l'ho mai finito. Ah ok, allora mi interessava quella modalità, perché non ci ho mai giocato. Vabbè, dai, un altro tentativo fallito. Boh, 3 su 8. 3 tipo, su 8 è una bella merda. 3 tipo i nostri voti a scuola, di mate più o meno. Vabbè, insomma. 3 su 10 però lì. Diciamo che un'altra run di Slender. Divertente, ma sì, ormai tanto è sempre la solita merda. Boh. Così. Vabbè. Quindi, sto gioco deve piacere comunque. Sto gioco deve piacere, c'è poco da fare. Comunque qui da God Dog e Gabriel Link è tutto. Ciao amici. Ciao a you!